Allora, il presepe che anche quest'anno il Tercere Castello ha organizzato è ormai quasi giunto alla sua 40ª edizione e quest'anno, come gli altri anni, è un presepe di impegno sociale, è un presepe che insieme, quest'anno il titolo è Il sorriso degli ultimi illumina le macerie della nostra anima, è un presepe ambientato in vari posti del mondo, prevalentemente due sale sono dedicate a delle grosse catastrofi ambientali che hanno riguardato Haiti nel 2010 e il Pakistan, e in riferimento a quelle catastrofi appunto poi si è sviluppata l'idea di quel presepe di quest'anno che ha come soggetto principale proprio gli ultimi della terra, la loro dignità, la loro voglia di vivere una vita comunque a tutti i costi, una vita che rispetto alla nostra sinceramente è una vita di speranza, una vita che nella quotidianità comunque dimostra sempre di più una forza proprio la forza dell'amore di queste popolazioni che riescono sempre comunque a superare un po' le avversità che in modo assurdo sembra quasi le perseguitano, diciamo. Noi abbiamo voluto appunto rendere omaggio un po' a questa dignità degli ultimi e insieme anche agli amici del Malawi, parte dell'incasso come l'anno passato sarà destinato al Politecnico di Tongwe, una cittadina appunto africana, e niente, spero che quest'anno piaccia come gli altri anni e che possa insomma in qualche modo servire un po' a stimolare anche noi, insomma, noi intesa la nostra comunità un pochino, un po' a sensibilizzarla un po' più. Quanti visitatori richiama il presepe ogni Allora, anno? all'incirca abbiamo sui 10.000 paganti, quindi esclusi i bambini che non pagano, siamo sui 10.000 visitatori all'anno, mediamente. Poi quest'anno speriamo qualcosa in più, diciamo.